pensato di concludere il periodo, diciamo, scolastico e al termine, o meglio, delle lezioni scolastiche, spostando l'attenzione dal collegio, che pure, come sappiamo, è una scuola, un seminario, bene, spostarla sull'altra grande struttura, che è la Villa di Veano, che è una eredità storica della comunità vincenziana, che utilizzò a lungo anche per i soggiorni estivi dei seminaristi, ma che più di recente è servita anche, ha avuto anche altri utilizzi. Ne parleremo nella prima giornata di sabato 22 con esperti della materia, con storici che hanno indagato il periodo soprattutto della Seconda Guerra Mondiale, allorché Veano venne requisito dal governo italiano e messo di prigionia degli ufficiali inglesi. Questo poi ha dato luogo a quell'evento di cui si parlerà e che è un po' la curiosità del momento, di quella evasione che venne realizzata da alcuni di questi prigionieri attraverso un cunicolo appositamente scavato che fuoriusciva nel sottostante parco e che ha fatto sì che alcuni di loro poi potessero effettivamente attuare questo loro disegno. Noi con questa prima edizione vorremmo che si proseguisse con queste iniziative tenendo l'obiettivo appunto su questa struttura che è stata già in parte, gran parte ristrutturata, ma di cui vorremmo completare anche l'assetto per trasformarla in una vera e propria struttura per i soggiorni estivi e non solo.